Disastro EAV bus su via Iasolino ad Ischia, autobus perdono olio e la strada viene interdetta momentaneamente, due episodi in 12 ore. Follia tra Casamicciola ed Ischia, due uomini danno in escandescenze creando attimi di panico. Forio in via provinciale Panza, si tagliano i pini malati, il comune pronti a piantare 20 nuovi alberi. La politica amministrativa ad Ischia, Luigi Di Vaia, un successo importante che premia l'amministrazione per l'operato dei primi 5 anni, la lista peccato per il mancato terzo seggio. Immigrazione e soprattutto integrazione. Al Festival Storie, la biblioteca vivente del Mediterraneo, la dottoressa Esposito, sfatiamo tabù sull'immigrazione. Torna ad Ischia la mostra cinematografica cinese, l'entusiasmo di Mr. Zhang, Ischia un posto bellissimo. Festeggiamenti in onore di San Vito, Don Giuseppe Nicolella, finalmente dopo 2 anni ritorna la processione di San Vito, un vero atto di devozione. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Abbiamo ascoltato i titoli di questa edizione, in apertura alla cronaca, parleremo poi anche di politica, concludendo con l'attualità e con gli eventi, ma partiamo proprio dalla cronaca. Piove olio su via Iasolino, è proprio il caso di dirlo dopo quanto accaduto per 2 volte a distanza di 12 ore tra ieri ed oggi sul tratto di strada che collega Piazza Antica Regia ad Ischia e il capolinea dell'EAV. Proprio gli autobus dell'azienda di trasporti per 2 volte hanno danneggiato il mezzo, arrivando a perdere grosse quantità d'olio, causando la chiusura momentanea della strada e la circolazione ad unico senso di marcia per diverse ore. L'ennesimo segnale di quanto sia diventato ormai improrogabile un piano traffico che limiti non solo l'utilizzo delle auto in centro ad Ischia, ma anche il passaggio di autobus di grosse dimensioni. Guardiamo il servizio. Caos e disagi su via Iasolino ad Ischia. 2 gli episodi praticamente uguali, uno verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì, l'altro nella mattinata di giovedì, sempre sullo stesso tratto di strada. Protagonisti ancora una volta gli autobus EAV che si dimostrano un vero disastro. In entrambi i casi c'è stata una rilevante perdita di olio che ha di fatto ricoperto tutta la strada, partendo dai pressi del municipio e arrivando fino allo stazionamento autobus. È stato necessario l'intervento della Polizia Municipale e soprattutto della squadra dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti in entrambi i casi. Si è resa necessaria la chiusura della strada per un tempo abbastanza lungo, poi si è cercato di regolamentare la circolazione del traffico utilizzando una sola corsia. I disagi sono stati molti ed è tanto paradossale quanto surreale che lo stesso identico episodio si sia verificato a distanza di meno di 12 ore. Protagonisti ancora una volta gli autobus di grandi dimensioni dell'EAV che non sarebbero propriamente compatibili con i sanpietrini di via Iasolino. Probabilmente però a non essere compatibili con quel tratto di strada e per la verità con l'intero anello stradale dell'isola di Ischia sono proprio gli autobus di quelle dimensioni. Più volte si è parlato di un divieto di circolazione e transito all'interno del centro di Ischia, oltre ad un possibile spostamento del capolinea a via Fondobosso. Se nel corso della prima consiliatura Enzo Ferrandino ha dovuto operare comunque col freno a mano tirato sulla questione piano traffico, con il secondo mandato e con un civico consesso praticamente monopolizzato, il primo cittadino Enzo Ferrandino potrà finalmente intervenire sulla questione anche con scelte apparentemente impopolari. Apparentemente sì, perché per quanto qualche cittadino miope e soprattutto pigro voglia circolare sempre con la sua auto in ogni dove e a qualsiasi ora, una dura limitazione alla circolazione delle autovetture e dei mezzi di grandi dimensioni, in modo particolare nel centro di Ischia, rappresenterebbe una boccata d'ossigeno non solo per la comunità, ma soprattutto per i turisti. La cronaca dice che ancora una volta abbiamo dovuto accogliere gli ospiti in una
una strada piena di olio motore. La politica ora è chiamata a prendere decisioni serie e definitive su quella che continua ad essere una grave piaga per la nostra comunità. Sempre nel campo della cronaca, follia e panico hanno segnato la serata di ieri nei comuni di Ischia e Casamicciola. Nel comune all'ombra del Castello Aragonese, un uomo ha seminato panico nella centralissima via Michele Mazzella. Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza. Nessun ferito, fortunatamente, nonostante l'uomo sia andato in escandescenze per ben due volte, si è proceduto con un TSO. A Casamicciola, invece, situazione analoga, visto protagonista sempre un uomo di cui ancora non si conosce l'identità, pare abbia iniziato a tirare calci sull'automobile dove si trovava la sorella e successivamente si è dato alla fuga. Sul posto polizia, carabinieri e 118. L'uomo dopo la fuga non ha lasciato tracce, le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca. Questa mattina in via provinciale Panza, al termine delle verifiche del caso, hanno preso il via le operazioni di messa in sicurezza e taglio degli esemplari di albero di pini malati che erano ancora presenti sul territorio, nel caso specifico, come detto, in via provinciale Panza a Forio. Gli alberi tagliati, malati ed irrecuperabili, scrive il comune, verranno sostituiti da ben oltre 20 nuovi alberi adatti all'area che saranno piantumati a seguito degli imminenti lavori di ripristino del marciapiede devastato dalle radici stesse degli alberi. Non sono mancate anche sui social le polemiche, si invita infatti a comprovare che i pini siano malati e che soprattutto si sia fatto il massimo per poterli salvare. Apriamo la pagina dedicata alla politica. Tra gli eletti in consiglio comunale ad Ischia c'è nuovamente Luigi Di Vaia, vice sindaco dell'amministrazione uscente, candidato all'ultima tornata elettorale con la lista Movimento Cristiano Lavoratori. Di Vaia ha commentato il risultato elettorale raggiunto dalla coalizione, elogiando il sindaco Enzo Ferrandino, e sul risultato personale della squadra dice: siamo soddisfatti nonostante l'amarezza per il mancato terzo seggio. Ascoltiamo Di Vaia. Luigi Di Vaia, terminata la nuova tornata elettorale, un risultato importante per la coalizione. Ti chiedo un commento anche poi dal punto di vista personale e della lista. Come è andata? Sì, direi che sono ampiamente soddisfatto. La coalizione guidata da Enzo Ferrandino ha riscosso un ottimo successo. Se andiamo ad analizzare i numeri ci accorgeremo che il dato dell'affluenza è molto alto anche rispetto a quello nazionale, per cui la cittadinanza ha voluto premiare questa amministrazione, un'amministrazione composta da una classe dirigente che ha guidato le sorti del trattenuto, ha guidato le sorti del paese negli ultimi 5 anni che, come sappiamo tutti, sono stati flagellati da una serie di eventi calamitosi che hanno fortemente condizionato le nostre vite e di conseguenza la nostra economia. Per cui il dato positivo che ne viene fuori è che viene riconfermata una classe dirigente che ha dimostrato di avere le spalle larghe e di aver saputo interpretare un momento estremamente delicato per la nostra comunità. Dal punto di vista della lista e personale, il sindaco ha più volte smentito la polemica sulle presunte guerre interne. Di sicuro però da questa tornata elettorale si esce con dei pesi delle varie liste diversi in corrispondenza di quelli che sono stati ovviamente i risultati. Dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, sei soddisfatto? Ma innanzitutto sono d'accordo con Enzo Ferrandino, perché non si può parlare di guerra. Certamente, come dicevi, è una competizione elettorale e in quanto competizione così è stata trattata da tutti quanti noi. Per quanto attiene al dato di lista, sono estremamente soddisfatto, perché la lista del Movimento Cristiano Lavoratori ha incrementato ulteriormente il dato rispetto a cinque anni fa. C'è un pizzico di amaro in bocca, resta, perché per una manciata di voti non è scattato il terzo seggio, ma credo questo non sia il dato rilevante. Il dato rilevante è che
il contributo che abbiamo dato è stato importante, attesa la circostanza che abbiamo dimostrato in passato, come adesso, di essere un gruppo al servizio della squadra. Dal punto di vista personale, approfitto, Vincenzo, di questo canale per ringraziare quanti hanno inteso darmi la fiducia e anche tutti quelli che non l'hanno fatto. Sostanzialmente confermo il dato di 5 anni fa, e questo è un fatto che mi rende orgoglioso perché ci ho tenuto a camminare con le mie gambe, senza il supporto di nessuno, perché forte di uno zoccolo duro che mi ha riconfermato la fiducia. Naturalmente poi il corpo elettorale cambia, l'elettore lo perdi, lo riconquisti, lo cambi, ma insomma il dato mi riempie di orgoglio e di nuove responsabilità, per cui cercherò di lavorare sempre meglio per migliorarmi sempre di più, nella speranza che il miglioramento personale mio coincida con una ancora migliore azione amministrativa, che possa portare, dei benefici al nostro territorio. Sui social anche il sindaco uscente, riconfermato alla guida del paese, Enzo Ferrandino, ha commentato il risultato elettorale, ringraziando ovviamente i cittadini per l'ampio consenso. Queste le sue parole: ci siamo rimessi al giudizio dei cittadini e il popolo ischitano ci ha confermato la fiducia con un consenso notevole. Ischia ha premiato la nostra amministrazione, ha premiato le scelte politiche fatte in questi ultimi anni e ci ha affidato nuovamente la guida del paese, caricandoci di una responsabilità importante. Siamo già al lavoro per continuare l'opera e per portare avanti il processo di cambiamento del nostro paese. Le sfide difficili non mancano, ma noi siamo pronti. Grazie a tutti i cittadini per averci supportato e grazie agli amici della coalizione per l'impegno profuso in questi anni. Il meglio deve ancora venire. Forza Ischia, conclude così il sindaco Enzo Ferrandino. Andiamo all'attualità e agli eventi. L'evento La Biblioteca Vivente nel Mediterraneo a cura di Cidis Onlus nell'ambito del Festival Storie di cui abbiamo parlato ieri è stato un percorso emozionante tra storie e racconti di vita di profughi e rifugiati arrivati in Italia. Il gruppo di persone ospitato dal festival si è aperto nel raccontare le proprie storie personali toccanti, pregne di umanità e di amore verso se stessi e il prossimo. Tutti hanno in comune un'esperienza simile, tutti con un progetto di riscatto. Ci presenta questa bella realtà Maria Esposito, responsabile SAI Minori Stranieri Non Accompagnati di Caserta. L'intervista. Cidis è un'associazione che da oltre 30 anni si occupa di integrazione per tutti gli stranieri che vivono sul territorio italiano, ma non solo, anche a livello europeo. Noi facciamo numerosi progetti per l'integrazione di tutti gli stranieri e per garantire diritti e pari opportunità a tutti gli stranieri. Ovviamente promuoviamo molto la cultura dell'accoglienza. Negli ultimi anni diamo, diciamo, molto rilievo ai giovani migranti soli che arrivano nei nostri territori. Io, nello specifico, sono la responsabile di un SAI, di un centro di accoglienza, dove l'ente titolare è il comune di Caserta, e dove lì a Caserta accogliamo minori che vivono in appartamenti, diffusi nella città e dove fanno una vita, diciamo, il loro percorso di integrazione e per portarli all'autonomia, seguiti da un'equipe multidisciplinare, quindi educatori, psicologi, mediatori, coordinatori di struttura, proprio per raggiungere un percorso educativo per arrivare poi a vivere autonomamente sul territorio. Ovviamente è un territorio che deve anche imparare a conoscere, no? Chi è dall'altra parte. Quindi vi siete inventati questa iniziativa che oggi avete portato anche ad Ischia nell'ambito del Festival Storie, una biblioteca quasi vocale in cui si raccontano le proprie esperienze. Come funziona? Sì, la nostra si chiama Biblioteca Vivente e attraverso
diciamo, eventi dove, in questo caso dove siamo ospiti, ma anche eventi organizzati da noi, abbiamo ideato questa attività che negli anni, diciamo, abbiamo visto che le persone gradiscono molto, appunto il racconto degli immigrati, ma anche degli operatori che lavorano con tutte le persone straniere. Quindi la biblioteca vivente vuole essere un narrare alle persone chi siamo, chi sono gli stranieri che arrivano sul nostro territorio, in questo caso parliamo dei minori, chi sono gli operatori, quali sono, perché si sceglie di fare questo lavoro, e quindi è un modo per rispondere anche alle curiosità di tante persone che spesso arrivano notizie ma non sanno niente del mondo dell'immigrazione, del mondo dell'accoglienza. È un modo per rispondere a loro e per noi, per avere anche la soddisfazione di raccontarci, no? di poter esprimere appieno quello che siamo. Allora, ci sono molte realtà dove l'Italia veramente ha la cultura dell'accoglienza, perché lo vediamo, le persone hanno voglia di accogliere. C'è ancora tanto lavoro da fare, sicuramente bisogna informare, perché quello che vediamo è che le persone vogliono accogliere ma non sanno come fare, quindi è importante l'informazione, è importante stare vicino alle persone che vogliono capire qualcosa di più, è importante la formazione, sono elementi importanti per poi poter dire appieno che l'Italia ha una cultura, una vera e propria cultura dell'accoglienza. Ancora una volta è stata Ischia ad ospitare una nuova rassegna della mostra cinematografica cinese in Italia, giunta alla sesta edizione, un appuntamento che quest'anno è stato dedicato a Luchino Visconti. La rassegna, patrocinata dall'Ufficio Culturale dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, è stata inaugurata la sera di mercoledì 8 giugno nelle bellissime terrazze del Museo di Villa Arbusto. È con grande piacere che torno nella stupenda isola d'Ischia, conosciuta nel mondo anche grazie ai tanti film prodotti e che hanno contribuito a fare la storia del cinema internazionale, spiega Mr. Zhang, presidente della mostra cinematografica. Sentiamo. Mr. Zhang, di nuovo ad Ischia con un evento molto importante. Quali sono gli obiettivi di questa manifestazione? Ok, actually, and we have a good relationship with the local civic government, and so we have already cooperated 4 years ago. In 1990, and we worked very well, and also I know that this city has just a festival, you know, in which and the film is a part of this festival. So it calls the Luchino Visconti. So we just like to take this opportunity just to join this festival. So to make them two films, Italian film and Chinese film, to make better. È la seconda volta che siamo ad Ischia e abbiamo stretto una sinergia con il festival, in questo caso con il premio Luchino Visconti, sostanzialmente l'industria cinematografica cinese e l'industria cinematografica italiana, loro cercano di creare una connessione per quanto riguarda gli eventi, e hanno cominciato 4 anni fa, ovviamente si sono trovati bene ad Ischia, le cose sono maturate e quindi hanno riscelto Ischia come location. Questa collaborazione nel cinema può essere anche trasportata nel turismo? Yeah, I think so. And with the more knowledge of this beautiful place, and the more Chinese then will come. And we know just like the sea wave. The first they go to the Rome, Milano, and go to Bethesda, Florence. Then the second, then go to the other places. Yeah. Then I think step by step, and more Chinese will come. Because here is really a very good island to rest and to spend their vacation.
Dice che Ischia è un'ottima isola per riposare e per trascorrere le proprie vacanze e che quindi sicuramente, data la bellezza dei posti, probabilmente nel futuro i cinesi, dopo aver visitato Milano, Firenze, verranno sicuramente anche a Ischia perché sarà fatta conoscere. Dopo 2 anni di pandemia ritorna la processione di San Vito per le strade di Forio, arricchita anche dalla presenza della statua della Madonna della Libera, un atto vero di devozione. Quest'anno insieme alla statua del Santo Patrono abbiamo voluto portare in processione anche la Madonna della Libera per ringraziare entrambi della protezione elargita al comune, all'isola e al mondo intero durante il periodo della pandemia. Così ai nostri microfoni il canonico Don Giuseppe Nicolella, il quale ha ricordato anche la figura di Monsignor Giuseppe Reggi nell'intervista. Don Giuseppe Nicolella, dopo 2 anni di pandemia, la gioia di poter rivedere San Vito passare per le strade di Forio, una grande emozione amplificata anche dalla presenza della statua della Madonna della Libera. Sì, l'ultima processione patronale qui a Forio è stata il 2019 e adesso al 2022, tanto attesa, sarà appunto rinnovato questo atto di devozione, la processione percorrerà le strade del comune. Hanno voluto che ci fosse anche la Madonna della Libera proprio per ringraziare la Madonna e San Vito della protezione elargita al comune, all'isola, al mondo intero durante il tempo della pandemia e speriamo ci sia una grande affluenza di fedeli, che sia un momento proprio di preghiera, di fede e di gioia, ne abbiamo di bisogno. Questo è il primo anno senza Monsignor Giuseppe Regine, parroco di San Vito, che era molto molto legato al giovinetto, una presenza però che continua a farsi sentire nelle mura della Basilica. Il sindaco a sorpresa al termine della messa pontificale ha preso la parola e ha ricordato il parroco. Certo, un sacerdote che è parroco nella stessa parrocchia per oltre 50 anni, Monsignor Regini appunto dal 26 di ottobre, data in cui prese possesso, del 1969 fino al 17 settembre del 2021, è un sacerdote che lascia il segno e il parroco l'ha lasciato profondamente. Innanzitutto per l'amore che lui ha avuto per la parrocchia, poi per la dedizione profusa per i templi della parrocchia, in modo particolare per la Chiesa Madre, e non ultima cosa per la devozione, l'affetto che ha avuto verso San Vito e che ha trasmesso alle nuove generazioni. Lui era figlio degli anni 20, del 1920, dove i foriani, per la stragrande maggioranza contadini, erano già, oserei dire naturalmente, devotissimi di San Vito, e quindi anche lui, figlio di un contadino, ha visto nonno, papà, zii correre ai piedi di San Vito per domandare la benedizione delle viti. È cresciuto così. Quando poi si è ritrovato quasi a sorpresa parroco di questa chiesa madre, perché non era proprio nei suoi progetti, non ha fatto altro che rizelare ancora di più questa sua devozione, portando la chiesa madre veramente al top anche dal punto di vista delle celebrazioni, della curia del luogo, dell'ordine, della pulizia, e l'ha trasmesso alle nuove generazioni. Oggi chi in chiesa si dà da fare per il culto a San Vito, per il decoro del tempio, per tutte le celebrazioni, lo fa perché il parroco lo ha insegnato. Per cui, come diceva il sindaco, non è il ricordo di un uomo del passato, ma il chiamare un uomo presente, vivo, e stamattina si può dire che l'abbiamo visto ancora camminare per la chiesa, stare seduto sull'altare, perché no, magari fare qualche rimprovero per qualche sedio, qualche banco fuori posto, ma il parroco sta festeggiando con noi qui sulla terra San Vito e contemporaneamente lo sta godendo in cielo e sta celebrando la liturgia in paradiso. Vi comunichiamo un avviso ai cacciatori da parte della segreteria del circolo ANLC di Forio. Il circolo Libera Caccia di Forio porta a conoscenza di tutti i cacciatori che si sta procedendo al pagamento della quota di partecipazione all'ATC di Napoli per l'annata venatoria 2022-23. Pertanto tutti gli interessati possono ritirare il bollettino di pagamento già prestampato presso il circolo di Forio tutti i giorni tranne sabato e domenica dalle 19 alle 20. Si ricorda altresì che il termine ultimo per il pagamento è fissato per il giorno 30 giugno 2022. Entro tale data bisognerà inoltrare l'avvenuto pagamento al comitato di gestione, pena la perdita del diritto acquisito. Prima di salutarci, come sempre, uno sguardo alle previsioni meteo.
Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di venerdì, quando un campo di alta pressione interesserà tutte le nostre regioni, anche i paesi oltre Alpe. Le infiltrazioni di aria un po' umida però da nord e nord-est determineranno qualche temporale pomeridiano sui rilievi montuosi. Andiamo a vedere però la situazione più nel dettaglio con questo zoom precipitazioni Europa centro-meridionale. Possiamo notare i massimi di pressione oltre Alpe e da noi infiltrazioni di aria un po' umida da nord nord-est arrecheranno qualche temporale pomeridiano su Alpi prealpi, ma soprattutto questa volta l'Appennino centro-meridionale. Poi nel weekend ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana con grande canicola dappertutto. Giornata di bel tempo, di gran caldo, specie al nord-ovest, sulle zone interne tirreniche. Durante il pomeriggio però e la prima serata temporali sulle Alpi, ma soprattutto questa volta sulle zone interne appenniniche, Appennino centro-meridionale, quindi alcuni settori interni del centro-sud vedranno locali temporali pomeridiani. I dettagli maggiori li trovate però scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo, visitando gli articoli sul nostro sito web. È tutto per stasera con il TG News, grazie per essere stati con noi. Il telegiornale di Nuvola TV ritorna domani per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Vi ricordo, per rivedere tutti i nostri servizi, per essere aggiornati sulle news e per guardare il canale in diretta, è possibile scaricare l'app sia per Android che per Apple. Inoltre vi ricordo che da domenica Nuvola TV passerà al canale 299, sarà necessario risintonizzare il vostro decoder e dunque cambierà la numerazione del nostro canale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e alla prossima.